Cristian Puggioni, portiere del Chievo, ma ex del Piacenza. Sì, è sempre bello tornare qua per gli tanti amici che ho lasciato quando ho giocato qua, soprattutto persone di grande spessore umano, e quindi è sempre un piacere tornare e rivederli. Che effetto fa comunque la Serie A? Avete adesso una classifica comunque non semplicissima. Il Chievo, come storia, abituato comunque negli ultimi anni a dover affrontare situazioni un po' particolari di classifica, ma è anche il fascino della categoria, quindi la facciamo con la massima serenità. Anche perché partite sempre un po' come Cenerentola, ma ormai siete affermati in Serie A, nel senso che tanti anni che il Chievo è ormai una realtà consolidata. Sì, credo la cosa bella più della Cenerentola sia il discorso romantico riguardo il messaggio che il Chievo offre, perché il Chievo, come sappiamo, è un quartiere di Verona, è seguito da famiglie, non ha frange violente di tifoseria, sono anni che vince la Coppa Scirea, Coppa Fair Play, quindi il messaggio che manda in un calcio un pochettino particolare è un messaggio comunque bello, quindi è importante mantenere questa idea. Ecco, tornando al tuo passato in biancorosso, che cosa ti manca di questa città, di questa tifoseria? Ma io ho vissuto un anno intenso, perché breve dal punto di vista cronologico, ma intenso. Sono arrivato in prestito, ma con la voglia di rimanere, perché ho scoperto un mondo di calore, un mondo di amici, che poi è l'anima di questo Piacenza, è l'anima che anni passati ha portato il Piacenza in Serie A. E ora lo vediamo con iniziative benefiche, raduni, quindi è una cosa molto 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 bella. Ecco, a tal proposito, questa sera siamo qui per Asso William. Sì, è un'associazione a cui io sono molto legato, poi fondata da una persona speciale, cui, scherzando, io stasera gli ho detto, guardandomi un po' in giro, gli ho detto: ti vuole male tanta gente, perché siamo in tanti, ed è bello perché ha sempre delle iniziative importanti. Comunque è bello vedere campioni di ogni calibro, di ogni sport, che hanno sempre questa attenzione anche per il sociale. Io credo che, avendo la fortuna di fare un lavoro che molti, molti bambini vorrebbero fare, è anche giusto mandare un messaggio positivo di quello che bisognerebbe cercare di offrire quando si ha la possibilità di dare una mano a tutti.